Anche te a corto di carbone e cristalli di quarzo? Non preoccuparti, dopo che avrai guardato questo video sarai in grado di farmare a ripetizione un pochino di quarzo e un pochino di carbone con un po' di pazienza e un po' di costanza. Saranno necessarie solamente due cose fondamentali. La prima, clip. Una build ovviamente sviluppata con clip per massimizzare il tempo e massimizzare il risultato. Vi consiglio di utilizzare il ritorno di fiamma e il recupero sul Teddy diminuito e anche sull'elettrotorre. Durante il video capirete anche questo perché. E soprattutto avere la base di tavolaccia che regga almeno la prima ondata dell'Endurance. A dire il vero è anche necessario che voi non abbiate farmato una parte specifica della mappa. Se non l'avete fatto, mi raccomando, non fatelo. Fatelo solamente nel momento in cui andate a startare l'Endurance, perché dal momento in cui voi starterete l'Endurance la base ritornerà sempre al punto in cui voi avete startato, quindi qualsiasi cosa spaccate, qualsiasi cosa costruite, una volta che startate una resistenza oppure un wargames, la vostra base verrà salvata. Quindi mi raccomando, ricordati di lasciare solo un bel pollicione in su a questo video, ma per ora vi auguro una buona visione e vi ricordo di utilizzare il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Allora ragazzi, come potete ben vedere dal mio zaino mi sono messo tutto il quarzo e tutto il carbone nel deposito e semplicemente cosa andremo a fare? Allora, l'importante è avere comunque una base che regga almeno la prima ondata dell'Endurance, quindi vi basterà uno spawn kill di fronte e di lato allo scudo antitempesta. Dopodiché semplicemente ci portiamo il computerino. Allora, ve lo faccio vedere molto lentamente con calma adesso la prima volta e poi ve lo faccio vedere anche un po' più velocizzato in modo che sì, avrete modo di capirlo al meglio senza che appunto velocizzo subito la prima volta e poi potrete anche vedere se vale la pena oppure no farlo, diciamo, nelle varie situazioni. Comunque, se riusciamo a portare a termine tutta questa missione in un minuto e mezzo, se poi contiamo i caricamenti, quindi arriviamo a 2-3 minuti con i caricamenti completi, vediamo se appunto ne vale veramente la pena. Quindi avviamo la resistenza e ci avviamo verso nord. Quindi proseguo dritto e passo sopra questo spawn kill. Allora, a questo punto entro in questa grotticina che c'è qua e come vedete c'è già il primo pezzo di quarzo. Allora, l'importante le prime volte è comunque imparare a non rompere, diciamo, niente di quello che incontrate. In questo caso vedete che c'è il quarzo e c'è anche questo pezzo che ci darà il carbone alla fine, no? Quindi spacco il quarzo. Ecco, in questo caso se io andassi a fare questa capannetta, ok, in questo caso non dovrebbero seguirmi tutti questi zombie. Se vado a mettere, vedete che si illumina di giallo comunque, in questo caso se andassi a piazzare questa struttura andrei a rompere appunto quello che è il mio carbone farmabile, quindi dovete fare sempre attenzione a come andate a romperlo, soprattutto che strutture posizionate. Quindi semplicemente dopo aver fatto ciò andiamo avanti. E subito qua abbiamo questa casetta di tavolaccia, che è l'unica parte sotterranea della mappa, a dire il vero. Quindi ci addentriamo e come vedete qui abbiamo una caverna. Allora, iniziamo pure a rompere tranquillamente. Quindi l'importante è sempre non rompere nulla. Vi consiglio comunque di partire da questo pezzo qui, subito col Teddy, in modo che se fallite, diciamo, molte volte è difficile rompere cose su quel livello di struttura, no? Quindi se mettete prima il Teddy e vi esaurisce, nel frattempo che poi aspettate che vi si ricarichi, andate in giro a rompere le altre cose, no? Quindi massimizzate anche il tempo da un certo punto di vista. Dopodiché passiamo qua, che è il punto, diciamo, più semplice. Mettiamo una scala e possiamo andare tranquilli che qua non si rompe nulla. Facciamo entrambi i pezzi di quarzo, torniamo su. Allora, a questo punto ci portiamo avanti. Facciamo questo pezzettino qua. Qua mettiamo questo muro che è fortunatamente un tile a sinistra di questo pezzo di carbone. Spacchiamo pure questo pezzo di carbone. Controlliamo sempre bene in giro che non manchi nulla, perché magari molte volte sovrappensiero può essere che vi dimentichiate certi punti. E qua, semplicissimo, fatelo con la capannetta, in quanto se lo fate con la scala non funzionerà.
E basta, abbiamo finito. Vediamo, eravamo con 0 di carbone, 0 di quarzo, 0 di tutto il resto. E abbiamo farmato 16 di quarzo e 15 di carbone. In questo caso ci abbiamo messo... Oddio, adesso non mi ricordo quanto dura la prima ondata. Quindi ci abbiamo messo magari 2 minuti se siamo larghi. Però chiaramente una volta che memorizzate, diciamo, il procedimento e il percorso, vi verrà tutto molto molto semplice. E veloce soprattutto. E niente ragazzi, io spero che questo piccolo trucco possa tornare utile a qualcuno, soprattutto se siete in cerca appunto di cristalli di quarzo oppure carbone. Come ben saprete il carbone ormai diciamo che si utilizza tantissimo, ma mi piacerebbe anche trovare un metodo per la resina adesiva a questo punto. Beh ragazzi, io vi ringrazio della visione, ovviamente potete andare a farlo anche in altre mappe, però diciamo che qui è la maggior concentrazione, soprattutto potete farlo in una maniera molto molto veloce, come vi dicevo prima. Ah sì ragazzi, sì, ovviamente è un metodo che ho preso personalmente da Reddit, quindi nei commenti o in descrizione troverete il link al post originale e quindi anche al creatore originale. Grazie mille di essere arrivati fino a qui a guardare il video. In questi giorni probabilmente arriveranno contenuti al di fuori di Fortnite, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati sul canale. Io vi ringrazio della visione, noi ci vediamo con il prossimo video. Bella bella!